Il Carnevale a Trinitapoli ha i suoi numeri di successo. 5 edizioni, quella che comincerà sabato pomeriggio è l'ultima in ordine di tempo della cinquina. 3 giornate di sfilate con degustazioni e spettacoli, 11 quanto sono i metri di uno dei 3 carri allegorici presenti in questa edizione. Il successo del Carnevale in piazza però è di ben altra caratura, come ricordato nel corso della conferenza stampa di presentazione dal sindaco Francesco Di Feo e dall'assessore alla cultura Marta Patruno. Da settimane in città si percepisce il fermento di chi sarà protagonista o spettatore degli spettacoli, perché questo appuntamento unisce tutti, scuole, associazioni e parrocchie. Vedo tanto fermento nelle scuole, fermento nelle famiglie, tra le associazioni, le parrocchie. Si è creato veramente un arcobaleno di coriandoli e di colori che metterà insieme un po' tutte le generazioni, che dipingerà di bello la nostra comunità e che riporterà festa e, perché no, anche tradizione. Questo mi rende molto felice, ma soprattutto mi rende soddisfatto la coesione tra le tante associazioni, tutte partecipano alle parrocchie e ai ragazzini che ho visto, alle mamme che si sono trasformate in piccoli artisti, in sarte e quant'altro, per creare veramente un evento che sta crescendo sempre di più. È una bellissima manifestazione questa, che si ripete ormai da 5 anni, infatti siamo alla 5ª edizione, che prevede il coinvolgimento innanzitutto di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio e delle parrocchie, quindi veramente ci sarà il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Le date da segnare in calendario sono quelle del 16, 17 e 23 febbraio. Alle sfilate di gruppi e carri allegorici si affiancheranno le degustazioni di prodotti tipici e delle prelibatezze preparate dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Aldo Moro di Trani. Ci si divertirà affrontando però una sana competizione. Il gruppo vincitore del Carnevale Trinitapolese infatti avrà come premio la possibilità di sfilare nello storico Carnevale di Putignano, appuntamento al quale l'evento di Trinitapoli si è gemellato. Ulteriore motivo di soddisfazione per il presidente dell'associazione Trinitapoli in Festa, Giovanni Landriscina. Questo carnevale quest'anno ha un programma molto impegnativo, possiamo dirlo, un programma proprio pieno, e quest'anno abbiamo osato, abbiamo messo la 3ª giornata, perché iniziamo con il 16, 17 e finiamo il 23 di febbraio con 3 giornate intense, piene di un programma proprio pieno di eventi e di interventi per quanto riguarda tutte le associazioni che interverranno, proprio per rendere questo carnevale un carnevale che rimarrà nella storia.